È un grave incidente quello capitato verso le 23:30 di domenica in via Valcarenghi a Bozzolo. In codice rosso è finito RB, un 22enne di Campitello di Marcaria, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Cremona. Il giovane viaggiava verso la provinciale in sella alla sua moto, una KTM, quando ha perso il controllo andando a sbattere prima contro il muretto e poi contro una Citroen parcheggiata. Torino arrivava su questa via, da via Valcarenghi, praticamente in questa semicurva è andato a sbattere esattamente in questo punto dove vediamo il segno nel muro. Sul posto i medici del 118, ma vista la gravità delle condizioni del ragazzo, è stato allertato l'elisoccorso, appunto. Il mezzo, partito da Brescia, è atterrato al campo sportivo, dove nel frattempo erano giunti i genitori del giovane. RB era partito pochi secondi prima dal bar Classic a Bozzolo in compagnia degli amici, quando, poco dopo le 23, ha deciso di far ritorno a casa. Imboccata via Valcarenghi, è giunto verso la fine della via, poi per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo del mezzo. Dai segni sull'asfalto la moto ha proseguito per una ventina di metri prima di sbattere violentemente contro il muretto e poi contro la Citroen C3 parcheggiata subito dopo una leggera curva. Gravissime le sue condizioni, tanto che il 22enne è stato rianimato per un'ora sul posto, avendo subito un arresto cardiaco, oltre che gravi lesioni agli arti inferiori. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, i carabinieri di Bozzolo e di Marcaria, il tempestivo arrivo dei soccorsi ha consentito al ragazzo di poter ancora lottare, come racconta un testimone, Pasquale Amato, del vicino ristorante Croce d'Oro. Quelle che ho visto io, non tempestivi, anche prima del tempestivo, sono stati molto bravi, dai vigili del fuoco, i soccorritori che ho visto io. È arrivato subito l'eliambulanza, l'elicottero e niente, Diceva che è anche. stato rianimato questo ragazzo. Ma le voci sono queste, poi non è che ti puoi avvicinare più di tanto. C'erano già tutti, i pompieri, come dicevo prima, c'era l'autoambulanza, c'erano i carabinieri, c'erano tutti, insomma.